Giulia Cecchettin è soltanto l'ultima di un centinaio di donne che dall'inizio dell'anno ad oggi hanno perso la vita in Italia per mano di un uomo violento. Poco prima era stata la volta di Marisa Leo, una delle vittime registrate nel nostro territorio. Da nord a sud, secondo l'ultimo report della Polizia Criminale, 82 sono state le donne uccise in ambito familiare o affettivo. Numeri di anno in anno in crescita e stanno aumentando proprio negli ultimi giorni anche le chiamate al numero nazionale antiviolenza, il 1522. Ma ricordiamo che anche sul territorio sono dislocate delle sedi fisiche in cui è possibile recarsi. A Sciacca, uno sportello antiviolenza è presente presso i locali della Chiesa della Perriera. Sportello, spiega ai nostri microfoni la responsabile Federica Scaturro, che ha accolto circa una trentina di utenti, non solo donne. Noi siamo operativi da ottobre 2022 sul territorio di Sciacca con una stanza dedicata proprio allo sportello alla Perriera, via delle Azalee 4446. Allora, noi in un anno abbiamo registrato circa 20-30 utenti che si sono rivolte da noi per supporto psicologico o per supporto legale, che chiaramente beneficia del gratuito patrocinio, quindi è un'assistenza fornita dallo Stato. Al momento abbiamo anche un'utenza maschile per un recupero riabilitativo, nel senso che noi ci lavoriamo anche con percorsi riabilitativi, in quanto c'è la sospensione condizionale della pena e il giudice prima, insomma, di emetto un decreto in cui si dà la possibilità all'uomo di fare un recupero riabilitativo, appunto, su condotte maltrattanti che ha agito sulla compagna o, insomma, su una donna in genere. Quindi trattiamo anche questo tipo di utenza. Che età hanno le persone che si rivolgono al vostro sportello? Ma allora, noi abbiamo registrato tante età, quindi dalla ventenne alla cinquantenne alla sessantenne, quindi non c'è, diciamo, un'età prestabilita, ma tocchiamo tante età. Qual è l'appello che vi sentite di fare oggi? L'appello che ci sentiamo di fare oggi, alla luce anche di quanto si sente soprattutto in televisione, è di cercare di rivolgersi il più possibile insomma, agli operatori del settore per comprendere se sia anche dentro una relazione maltrattante, per come imparare a cogliere i microsegnali che una relazione maltrattante comunque già di fatto ha, perché la violenza fisica poi è l'apice di una relazione in cui ti trovi che è già abusante e maltrattante da piccoli segni di violenza verbale o psicologica, che sono violenze, diciamo, meno riconoscibili, nel senso che sono più subdole, agiscono in maniera più subdola, ecco. Ecco, quali possono essere i campanelli di allarme? Ma i campanelli di allarme sono un compagno che ti svaluta, che ti impone, diciamo, delle regole, quindi non uscire con le tue amiche, che ti allontana dalla famiglia d'origine, che tende a isolarti, che agisce dei ricatti emotivi su di te, per esempio quando una relazione finisce. Allora l'uomo puoi ritrovarti magari in una situazione in cui il tuo ex compagno ti dice io senza di te mi ammazzo, io senza di te non sono niente. Quindi tu diciamo fa leva sul tuo senso di colpa e tu poi inevitabilmente magari vai anche all'ultimo appuntamento, si sente tanto parlare di ultimo appuntamento Voi o svolgete di anche delle attività, sul territorio per invogliare le persone a rivolgersi a voi? sì, noi svolgiamo delle attività anche di educazione proprio, di percorsi all'affettività. Questo è un progetto che partirà in realtà dal prossimo anno in tutte le scuole, dai più piccoli ai più grandi, quindi dall'asilo al liceo. Stiamo organizzando proprio dei cicli di prevenzione e rieducazione.